Balzo in avanti dell'incidenza dei casi di Covid e dell'indice RT, il tasso di trasmissibilità. L'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, che prende in considerazione il periodo compreso tra il 18 e il 24 ottobre, classifica il Molise a rischio moderato, come quasi tutta Italia eccetto 3 regioni. In Molise sale l'incidenza dei casi, ma l'indice RT resta sempre il più basso d'Italia. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è del 3,4% a fronte del tasso del 3,7% a livello nazionale. 2,6% invece il tasso di occupazione in aree mediche, decisamente inferiore al dato nazionale salito al 4,5%. Il quadro nazionale dunque rivela un'incidenza settimanale in rapido e generalizzato aumento rispetto alla settimana precedente, come confermato da Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute. Questa settimana la situazione epidemiologica mostra una tendenza al lieve peggioramento e il tasso di incidenza di Covid-19 si fissa intorno a 46 casi per 100.000 abitanti. Anche l'RT mostra un aumento e siamo ormai intorno a 0,96, quindi di poco al di sotto dell'unità. Per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione dei posti di area medica e di terapia intensiva, siamo rispettivamente al 4,5 e al 3,7%, quindi si nota un leggero aumento dell'occupazione dei posti di area medica, ma siamo ancora ben al di sotto della soglia critica. Quindi i vaccini stanno mostrando la loro straordinaria capacità nel proteggerci, soprattutto dalla malattia grave, ma bisogna continuare a tenere dei comportamenti prudenti, quali l'uso delle mascherine in luogo chiuso. E in ultimo, ma non per importanza, è essenziale ribadire che è iniziata la campagna vaccinale contro l'influenza. Ma in generale, diciamo, oggi può darsi qualche problema di disponibilità. Per il momento sembrerebbe di no, quindi ci dovrebbe essere un approvvigionamento, abbiamo perso un po' di tempo.